Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Leonardo e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto questo gameplay di Jurassic World The Game, Jurassic World il gioco. Perché non vi ho mai portato un gioco sui dinosauri. Voi mi chiedete Jurassic World Evolution, però per adesso vi posso accontentare con questo. Aspettate, qui c'è. Ok. Io sono col computer, su un programma per registrare i giochi che in realtà sono col telefono. E no, cioè adesso vi devo presentare un po' il mio parco. Beh, Tricio. Tricio al livello 32, il livello massimo è il 40 di tutti i dinosauri, credo. E poi Maggiungasauro al 40. Ho già anche la Langasauro perché ho fuso la Lanca con il Maggiungasauro. Qui. Poi c'è questo hotel che ho messo ieri perché serviva. E qui nell'incubatoio, tra un giorno e 18 ore, si sblocca il T-Rex. Qui ho un sacco di dinosauri da schiudere. L'Anchilosauro, anche se ce l'ho già, lo devo rischiudere perché l'ho trovato in battaglia. Dov'è l'Anchilosauro? Eccolo. Che bello l'anchilodoco. Così è l'anchilosauro al 40. Si vede un po' poco perché. Beh, io qui non posso fare nessuna battaglia e sono triste. Quindi devo cercare di arrivare al livello 21. Qui ci sono i miei dinosauri bellissimi acquatici. Tra cui il cronosauro. Cos'è bello il Carnotauro? Molto bello il Carnotauro. Sono a livello 20. Ho sbloccato i Raptor. Almeno un Raptor ho sbloccato. Poi c'è questo. Cioè, praticamente con queste monete qui per 10 carte. Una carta di questo per tanto tanto cibo. Poi il T-Rex. Io qui ho un signorino molto simpatico. Pteranodonte che fa un botto di danno a livello 1, a livello 40. È pazzo. Bellissimo. È veramente assurdo. Questa cosa è al 10, fa un botto di danno proprio. Senza limiti. Io voglio fare questa battaglia insieme a voi. Al 22 lo risblocco. Lo pteranodonte comunque l'ho trovato, il pterodattilo. Vabbè, uguale. Perché qua lo dice. Lo sapevi che lo pteranodonte è più noto come pterodattilo? Sì, lo sapevo. Praticamente, l'ho sbloccato in un roll di carte. E quindi ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ragazzi, comunque sto usando il mio controller per registrare. E quindi non so come. Se vedete bene quello che succede, perché boh. Qui questo è bello. Io direi di fare una battaglia qui. PvP. Ok.
1, 2 e 3. Vai. Dovete contare sempre a questo, eh. Mi raccomando. Mi raccomando. Oh. Un ibrido. La prima volta che incontro un ibrido nei combattimenti. Non c'è nessun carnivoro, quindi posso stare tranquillo. Scambi con questo tizio. Beh, allora io ti metto lui. Come ti comporti se ti metto questo qui? Non puoi fare niente. Non è vero. Mi puoi fare molto male. Quindi io ti metto questo. Mi fa 4. Scambia. Ok. Così io, bel signorino, metto lui. Poi se ne va 2. No, 1, vabbè, è uguale. 5. Mi sfracassa. Non mi sfracassa! Attenzione! Cinque. Ragazzi, via. Ci provo. No, no, questa cosa non l'accetto. Una... No, no. Uno di vita, no. Ha uno di vita. Non posso accettare questa cosa. Non posso. No. Ti faccio 3. Perché te lo meriti. Ah, aveva uno di vita. Non ci posso credere. Fai 3. Bravo. Io ho voluto fare così. Però lui aveva 7. E quindi... Sapete io che sono furbaschio? Cosa faccio? Faccio 4 e 1. 3 rifà 7. Mi attacca di 7, non mi uccide sicuramente. Esattamente. Non mi uccide. E io praticamente lo posso sfracassare. Ok, adesso c'è lui. Che gli piacerebbe ammazzarmi male. Ne faccio 3 di parata. E poi 4. Ne vale la pena. Ok, così ne ha uno. Mi può attaccare 3. Cioè fa 3. Poi poteva attaccarmi di più. Però ha deciso lui di fare così. Si para di 2. Lui non fa niente. Uno, due, tre, gliene farei anche uno, però.
così lui tutto felice mi ammazza. Esatto. Metto un altro erbivoro. Metto il super saro che non l'ho mai usato. Ho fatto male a fare questo. Vai, usa il super sauro, non l'ho mai usato, ci provo. Vai, due, anche se lui si para di uno. Esatto. Tu non mi puoi uccidere, Shadow. Guardate. Io faccio tre di questi. Poi vedo quello che fa lui. Ecco qua. Così me ne faccio 4 e 3. Così arrivo a 8 e siamo tutti belli contenti. Scambio il signorino. 2. Basta che io qua gli faccio di un bel 4. 4. Boom. Fidatevi di me. Guardate un po', così lui non ha più niente da fare nella sua vita e io gli faccio un bellissimo 8. Col mio anchilosauro, 1620. Ok. Altro cibo. Chi sei tu? Sei brutto. Metto. Devo mettere due carnivori molto pazzi. Tipo lui. Cioè lui. Due carnivori molto pazzi, tipo questi. E poi questo. Facciamo lui, va. Seguo sacro. Allora. Calcolando che quello è leggendario, mi paro. Quindi non lo so. Esatto. 1 e 1. Vabbè, tanto se io ti metto lo stegosauro tu non puoi fare niente, perché tocca ancora a me il turno. Sto per fare una cretinata. Non è vero, sapete? Non è proprio verissimo, perché adesso io ho 4 e glieli faccio tutti a 4 in faccia. Anche se ne potevo fare meno, io ne faccio 4 perché sicuro che è morto. Così è sicuro che è morto. Vai, 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 prova ad uccidermi, tanto non mi fai un cavolo. Vai, mi uccidi. E però io ti ho due carnivori, bello mio. Io, guarda che faccio, faccio così. Vai, mi uccidi per favore? No, uccidimi, capisci? Capisci l'italiano, mi devi uccidere.
Io voglio che tu mi uccida, va bene? Mi uccidi, per favore. Uccidimi. Guarda, giusto perché sono gentile, ti faccio due. Mi uccidi? 4. Tanto io adesso ce li ho tutti a 8. Pure se si parano non ho speranze. Perché io gli faccio 1000 qualcosa. Esatto. E così ho la bustina del cibo. Leonardo Di